Buonasera colleghi, benvenuti. Dunque, noi abbiamo da poco finito una riunione di coordinatori, procediamo con il primo punto, l'approvazione dell'ordine del giorno, se non ci sono problemi, se non ci sono osservazioni, rilievi vari. Possiamo procedere allora. Io ho una sola comunicazione che peraltro ho già fatto in sede di riunione dei coordinatori, ma voglio parteciparla anche a voi. Credo sappiate tutti quello che è successo sabato purtroppo in Italia. Sabato l'Italia ha subito un forte attacco, ancora non siamo in grado di capire da chi è stato messo in atto. Di fatto è stata messa una bomba davanti ad una scuola e questa bomba è stata messa con l'intento di uccidere, ma soprattutto di uccidere degli studenti, dei ragazzi. Durante l'esplosione è morta una ragazza di 16 anni e altre 8 ragazze sono rimaste ferite. Una di loro è purtroppo in gravissime condizioni. Come vi dicevo, colleghi, le stesse autorità in Italia non sono in grado di dare adesso una prima risposta, una risposta chiara sulla matrice di questo attentato. Non sappiamo se è stata la mafia, se è un attentato terroristico o se è stata l'azione di un pazzo. Di fatto è stata messa a rischio, a repentaglio, la sicurezza e la libertà. Non solo degli studenti, soprattutto degli studenti, ma anche di tanti cittadini, perché in queste ore in Italia ci sono forti preoccupazioni. Gli stessi studenti italiani oggi hanno avuto, devo dire, da una parte qualche difficoltà nel rientrare a scuola, nel pensare che la scuola, che è un luogo sacro, sia stata presa di mira. Dall'altra parte c'è stata una risposta forte proprio dagli studenti e io quando ho visto quelle immagini che devo dire mi hanno riportato indietro nel tempo di tanti anni, anni in cui il mio paese è stato sconvolto dagli attentati e dalle stragi terroristiche e mafiose, beh, io nel vedere queste ragazze, queste studentesse, queste bambine che scappavano da una parte all'altra della strada in cerca di soccorso, ho pensato a quanto sia ancora più importante il nostro lavoro all'interno di questa commissione. And so that's what we've got to achieve, is to show how many jobs are being lost, how much money is being lost, and that the solution is a federal solution. And if we can do that, we'll really get people very excited. Grazie, la parola all'onorevole Borghezio. Grazie, Presidente, sarò molto rapido. Voglio ovviamente complimentarmi con la relazione dell'onorevole Iacolino, mi sembra direi largamente capiente per abbracciare tutte le tematiche che si evidenziano e che rappresentano anche elementi di emergenza per giustificare un intervento mirato di una commissione d'inchiesta. Mi permetterei solo di raccomandare, per quanto riguarda il settore di indagine sul riciclaggio, di ricordare a me stesso più che al relatore, a tutti quelli che collaboreranno, che il riciclaggio è un mezzo, ma non certamente il fine, delle organizzazioni criminali e quindi di centrare bene questo settore così importante individuato dal relatore nella dimensione attuale preoccupante dell'economia mafiosa. Quindi vogliamo in un certo senso molto alto su questo tema. Non dimentichiamoci delle connessioni con la crisi finanziaria, non dimentichiamoci dell'aspetto oscuro rappresentato da quelle organizzazioni che si riuniscono in forma segreta, che decidono sui destini finanziari del mondo e all'interno delle quali sarebbe difficile pensare, se uno non è proprio un Alice nel paese delle, come Alice nel paese delle meraviglie, che non ci siano anche interessi criminali. Infine un suggerimento di metodo, credo che possa essere utile per alleggerire un po' la nostra diatriba sulla collaborazione delle organizzazioni esterne, eccetera. Se è un problema di diritto di tribuna, si può risolvere concedendo il diritto di tribuna a una o due organizzazioni particolarmente qualificate, ma se invece il problema è quello
non solo di trasparenza, ma di completezza di informazione, io penso che si potrebbe utilmente sollecitare qualunque associazione, qualunque ente, penso per esempio alle regioni per il problema del crimine transfrontalieri, di far pervenire dei documenti, una collaborazione scritta. Noi possiamo creare un archivio importantissimo che servirà ai nostri lavori e soprattutto servirà ex post, come attualmente l'esperienza del Parlamento italiano ha creato un monumento di documentazione alla quale attingono scrittori, studiosi e, perché no, ovviamente anche i politici, come si è fatto e si fa tuttora con utilità generale. Tra l'altro è anche una piccola miniera alla quale possiamo attingere per quanto riguarda gli approfondimenti fatti in passato per le mafie internazionali e per le mafie operanti in Europa. Grazie a voi tutti. La prossima riunione sarà il 4 giugno dalle 15 alle 18.30. Grazie soprattutto agli interpreti per averci dato questa possibilità di altri 5 minuti. Grazie e buonasera.